Ciao, sono Barbara Zoroddu e nella vita mi occupo di counseling, cioè aiuto le persone ad aiutarsi, cioè a trovare in sé le risorse che gli servono per migliorare la qualità della loro vita. Nel video precedente di un'amica a Melbourne ti ho parlato di piccole tecniche di gestione dell'ansia. Spero ti possa essere stato utile a prenderti cura di te. Nel video di oggi parliamo di una cosa che puoi fare per gestire la sgradevole sensazione di assenza di confini durante queste lunghe giornate di convivenza forzata. Eh sì, perché è davvero un'esperienza nuova per tutti e in un certo senso. Di solito abbiamo le nostre attività che ci portano fuori casa. Abbiamo il lavoro, abbiamo lo sport, la socialità. Tutto questo sembra un ricordo così lontano talvolta. Questa assenza di normalità porta con sé una serie di conseguenze, tra cui anche quella di sentirci un po' invasi nei nostri spazi, soprattutto se abbiamo dei bambini a casa, oppure siamo studenti che viviamo con altri studenti, oppure condividiamo casa con un partner o con dei coinquilini. Non so se capita anche a te qualche volta di sentire di non avere più uno spazio tuo, in altre parole di sentirti invaso. A me capita. Se ti riconosci in questa descrizione, è probabile che la convivenza forzata ti stia mettendo a dura prova. Per prima cosa è importante riconoscerlo e soprattutto accettare che è una cosa piuttosto normale date le circostanze. L'incertezza di queste settimane ha portato con sé molte emozioni complicate e lo stato d'animo è spesso l'inquietudine. Diciamolo, cosa non daremmo per sapere esattamente quando potremo tornare alla vita normale? Tutti i giorni ci chiediamo quando potremo tornare ad incontrare i nostri amici, le persone come prima, quando non dovremo più distanziarci socialmente, quando potremo ricominciare a programmare, a pianificare le vacanze, a goderci una bella cena in un ristorante in compagnia. Perché la verità è che ad avere tutto questo tempo fra le mani, a volte si fa fatica a metterlo a frutto. A volte subentra la noia, a volte anche un po' la pigrizia, perché no, a volte un po' l'apatia. A volte essere tolleranti con chi ci vive accanto è un po' complicato. Le tensioni possono nascere, è inevitabile. È quindi possibile che anche tu ti senta sopraffatto, invaso. Come se non ci fosse più la possibilità di sentirti come prima, come se i confini fossero annullati e in questa situazione fosse più difficile sapere chi sei, sentirti in controllo. Se ti senti così, fai dei bei respiri profondi e sappi che c'è una buona notizia, perché c'è qualcosa che puoi fare per aiutarti a stare un po' meglio e a gestire queste sensazioni. La regola aurea per uscire dall'ingorgo dei pensieri negativi è passare dal pensiero all'azione, cioè fai qualcosa di concreto per te stesso. Un piccolo suggerimento, una cosa facile e molto efficace? 1. Individua un momento della giornata o uno spazio della casa che possa essere solo tuo, in un certo momento. 2. Costruisci una piccola routine che ancora una volta sia solo tua. Potrebbe essere un appuntamento con te stesso tutti i giorni dalle alle, dove ti dedichi esclusivamente e senza interruzione a qualcosa che ti dia piacere. Scegli tu cosa, ma ti suggerisco che sia qualcosa che ti aiuti a ricaricare le batterie, che sia fisico, che coinvolga i tuoi sensi, che sia concederti un lungo bagno senza che i bambini ti disturbino, o trascorrere un'oretta immerso nella lettura di un bel romanzo, sistemare una stanza della casa portando attenzione ai dettagli sensoriali, ai colori e agli odori, che sia suonare uno strumento, sprofondare nella lettura, ascoltare la musica, prenderti cura dei tuoi capelli e della tua barba, qualunque cosa sia. Ma deve darti piacere e deve ricordarti chi sei e che tu sei importante. Le attività possono essere diverse tutti i giorni, ma tutti i giorni devi ricordarti di avere un appuntamento con te stesso. 3. Prova ad ascoltarti mentre ti dedichi questo spazio. Porta attenzione alle sensazioni corporee, immergiti nel momento. Il risultato immediato sarà un po' di benessere personale nella tua giornata, ma il risultato di medio e lungo periodo sarà quello di allenarti a tracciare qualche piccolo confine e a prenderti cura dei tuoi bisogni, interrompendo così pensieri tossici. Scegli responsabilmente di fare qualcosa con quello che c'è nel qui e nell'ora. Nessuna controindicazione, ovviamente, se vuoi condividere questi piccoli suggerimenti con chi vive con te. Non puoi saperlo, ma magari anche loro si sentono come ti senti tu. Se questo video di un'amica Melbourne ti è piaciuto, ti invito a condividerlo con i tuoi amici, i tuoi conoscenti e a visitare i miei social. Ci sentiamo presto!